No, 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 piano. Oh mio Dio, l'hai bevuto veramente? Tommy. Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Leonardo. E io sono Tommaso. E nel video di oggi ragazzi facciamo testo croce challenge. Praticamente abbiamo preparato qui dentro a questa scatola dei bigliettini con una sfida buona e una sfida cattiva. Paura. Indovinate un po', sarà la moneta a decidere quale delle due dovremmo fare. Esatto, faremo appunto testa o croce. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito. Vai. Leo, però prima di iniziare volevo solo ricordare alle persone che ci stanno guardando, ovvero voi, di iscrivervi al nostro canale per crescere e diventare una famiglia grandissima. Esattamente, mi raccomando iscrivetevi. Sì, e un'altra cosa, chi è che c'ha la moneta? Io non ce l'ho. Per quello non ti devi preoccupare, perché sono io che ho preso la moneta. Però, la vedi? È una lira. Voi lo sapete che cos'è una lira, ragazzi? È una moneta che veniva utilizzata moltissimi anni fa, quando ancora noi non eravamo nati. Tutto chiaro? Tutto chiaro? Sì, tutto chiaro. Ok, allora, questa è testa, la vedi? Sì. E dove c'è la parte del numero è croce. Ok. Okay? Chi inizia? Te. Ok. Ok, sono pronto, sono pronto. Ho preso il primo biglietto. Ok, ok, ok. Oh. Fa vedere. Allora, mangia o cucina? Ok. Moneta. Allora, moneta. Facciamo mangia, testa, cucina, croce, ok? Ok. Fermo. Cos'è? Croce, quindi devo cucinare. Quindi io dovrò mangiare? Ok, sappi che io non cucinerò quello che devi mangiare, quindi te ti trovi qualcos'altro e io faccio quello che voglio. E che prepari? Una mia specialità. Wow. Una cosa molto francese, una cosa molto sofisticata. Va bene. Buon lavoro. Allora, solo uno ne puoi mangiare. No, tutto. Te devi cucinare. No, no. Io mangio allora tutto quello che voglio. L'ha deciso la moneta, quindi vai la moneta a preparare. No, no, no. Non avete idea di quello che ho in mente di preparare. Sarà una specialità proprio favolosa. Intanto prendiamo una pentola e riempiamola d'acqua. E in questo modo. E poi la mettiamo sopra il fornello. Così. Accendete il fornello. Così. Per fare l'acqua calda. Cos'è che stai preparando? A differenza tua io sto mangiando buono. Ho appena detto ai nostri ragazzi che sto preparando un piatto favoloso, ovvero acqua, fuoco, acqua calda, no? Comodo, rapido e per tutti. Sì, va bene, ho capito che non sai cucinare, che non sai fare niente. Non vorresti provare una cosa così? Acqua. Calda? No, grazie. Ma è calda? Vabbè, diciamo che possiamo andare avanti con la sfida? Direi. E te non sai cucinare. Andiamo subito a vedere qual è la prossima sfida. Facci vedere, facci vedere. Su, 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 su. Oh, dolcetto o scherzetto? Perché sai, siamo vicini ad Halloween. Forse è praticamente già passato. Però, procediamo. Oh, testa! No! Quindi io dolcetto. Quindi io dovrò subire uno scherzo? Sì, sì, sì. Ok, io me ne vado di già da ora. Mentre io dovrò mangiare un'altra volta. Che bella questa sfida, mi sta piacendo tantissimo. Tommy, guarda cosa ho trovato. Eccolo qua. Grazie, quindi questo è il mio dolcetto. Ok ragazzi, è diventato letteralmente un bambino. Però adesso sta a me, quindi vieni da me un attimo che inizia lo scherzetto. Io da te non vengo proprio, io me ne vado. Ciao, ciao. Io non subisco i tuoi scherzi. No, 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 no. Ragazzi, io non ci casco perché lui è capace. Aiuto! No, il bambino si sta arrabbiando. Guardate, guardate. No, no, no. Allora, te lo dico. Allora. La sfida è la sfida, quindi hai perso e quindi devi fare lo scherzetto. Sentiamo. Per fare lo scherzetto, devi prendermi un attrezzo che c'è lì dentro. Semplicemente questo e poi. Cioè, io devo prendere l'attrezzo. Per basta. Fare lo scherzo. Ok. Quindi. Ok, ce la posso fare. Quale attrezzo ti serve? Vai un po' più dentro. Questo. No! Ah, scherzetto. Fammi uscire subito. No, non ti faccio uscire. Allora, io ti giuro che quando esco non hai idea di che cosa ti faccio.
se esci. Ciao Leo. Terza sfida. Oh. Allora, vediamo un po'. Oh oh oh. Cos'è? Colora o fatti colorare? Oh no. Questa è molto decisiva. Allora, quindi... testa, colora, croce, fatti colorare. Ok. Pronto? La mando in altissimo. Ce la possiamo fare? Ah! L'ho persa. Ok, fermo. Com'è cascata la moneta? Quindi testa, colora, croce, fatti colorare. No, no. Devi farti colorare. A me sta andando malissimo questo gioco, ve lo giuro. Invece a me sta andando benissimo. Dato che sto avendo tutta questa fortuna, devo colorare, guardate qua, l'astuccio di Harry Potter con tutti questi colori bellissimi dentro. Ma quanti ne hai? Lo so, sono tantissimi. E cosa disegnerai? Disegnerò qualcosa per il nostro canale YouTube, quindi aspetta la fine per vederlo. Come sapete, non sono bravissima a disegnare. No, per niente. Però ecco il risultato. Oh. Ta-da! Qui abbiamo Leo e Tommy, 100.000 iscritti su YouTube. Che e bello. Sì, vogliamo tanto arrivarci, quindi ragazzi, mi raccomando, per aiutarci andate subito a seguirci, ve lo ripeto. E poi vabbè, tanti fiorellini. Non sono fiori però, un qualcosa del genere, un cuoricino, il sole. Arriva il divertimento perché tu ti dovrai colorare, cioè io ti colorerò. Allora, ho visto che hai preso questo. Sì. E anche un rossetto. Esatto. Ok, ok. Pronto? Baci piano, mi raccomando. Quindi iniziamo subito con... piano, piano. Questo... piano, non troppo, non troppo. No, no, io posso colorarti quanto mi pare. Spero vada via tutto questo. Non lo so. Oddio. Ma che cos'è poi? Boh, non lo so. Ma puzza. Un po' qua, un po' di qua. Ti stai divertendo? Sì. Ma è argento tipo? Sì, è un colore tipo argento. Oddio mio. Ultimo tocco. Pum. Ma però... quante ne hai messo? Ups. Però non è finito qua. No, 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 piano. Aspetta, non ho finito. No, ti prego. Ma cos'è sta roba? Un cerchio, ma stai scherzando? Io ora vado a lavarmi la faccia immediatamente. No, te resti così per tutto il video. No, sì, no, ragazzi, no, no, scrivete se deve restare così per tutto il video. A me non mi interessa, io vado a lavarmi la faccia, ciao. Oh, esca bene. Ok. Aspetta, il cartoncino è dello stesso colore della tua pelle. Comunque è uscito. Studia o divertiti. Ok, allora, almeno qui devo vincere. Quindi, studia, testa, divertiti, croce. Studia! No! Per la prima volta non devo fare niente. Oh! Bene, allora la mia può assolutamente iniziare adesso. Per divertirmi posso rilassarmi comodamente su questo dondolo, mentre te dovrai fare tutti i compiti di scuola. Non ti vedo concentrato. Devo iniziare, devo fare tutti questi esercizi che sono tipo 3 pagine e poi devo fare altri esercizi qui che mi sono scritto e ho preso un foglio per farlo. Ok, allora ti lascio stare, va bene? Matematica, io non so fare. Vado, non mi interessa. Io vado a riposarmi. Ciao caro, ciao ciao. Sì, una sfida. Siamo arrivati a fine video e io ne ho vinte una. Sono pronto per un'altra sfida. Ma sono rimasti solo 2 bigliettini. Interessante, molto interessante. Anche sei se curioso? Non so cosa c'è. Ok. Cos'è? Molto bella. Corri o riposati. Ok. Spero di riposarmi. Spero di riposarmi. Voglio vederti correre per questo giardino. Facciamo così. Testa. Corri per 10 giri di questo giardino. Croce. Lo guardi comodamente seduto. Va bene. Oh 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 oh. Croce. Quindi hai già capito che io posso mettermi seduto qua e tu
dovrai fare 10 giri di questo giardino. No, io me ne vado. Andate prima, ciao. No. Sta tornando la vendetta. Sto per piacere. Ok, ai posti di partenza. Sarò flash. 3, 2, 1, via. Un giro. Meno 9. Ah, io sono qua sul dondolo che me la spasso. Ah, è passato Tommaso. Prima o poi doveva tornare la vendetta. Non era possibile che toccassero tutte a me le sfighe prima. A me non piace questa sfida. Non la trovo giusta. E Leonardo sta iniziando ad avere fortuna. Guardatelo. Ciao. Corri, corri, non ti preoccupare. Non fa niente. Sta solo guardando e si diverte. Comunque mi manca un giro. Ci sono quasi. Sì, sì. Batti il 5. Sì. No, ragazzi, ce l'ho fatta. Oddio. Non ti mettere seduto, devi tocca a te fare la sfida adesso. Non ce la faccio. Oh. E se ti dicessi che è l'ultima? Oh, sì. Ok, ci sono. Veloce. Tanto c'è solo un biglietto. Vediamo un po'. Ultima sfida. Oh no. Acqua. O latte scaduto. Oh no, oh quindi, no. Testa, bevo l'acqua. Croce, beverò il latte scaduto. Oddio, incrociamo le dita. Oddio. Testa. No! Sì! No! Praticamente siamo pari adesso. Tre sfide cattive a te, tre sfide cattive a me. No, non ci credo. Ragazzi, ecco il latte scaduto del mese scorso che è avanzato in frigorifero. Direttamente dalle fognature. Esatto. Oh! No, non ci voglio credere. La sento da qua. Sento da qua la puzza. No, io mi sento male. Se mi sento male sarà colpa tua, anzi della moneta. Va. Bravo, non è colpa mia. Oddio, non ce la posso fare. È stato il destino. Tutto, Tutto? Oh mio Dio, l'hai bevuto veramente? No. Oh mio Dio, ragazzi. Tommy. Non ci voglio credere. Ti prego, dimmi che hai solo sputato il latte. Tutto bene? No. Mi fa male la pancia. Vabbè, guardi il lato positivo, era l'ultima sfida. Ragazzi, questo video vi deve per forza essere piaciuto, quindi mi raccomando lasciate un like perché è stato super divertente e la mia povera pancia. No. Noi quindi, come al solito, ci vediamo sabato prossimo alle ore 14 con un nuovissimo video. Noi vi mandiamo un grosso, almeno io vi mando un grosso abbraccio e un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.